Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Ha preso ufficialmente il via al Politecnico di Torino il progetto Mimosa, che è un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea col programma Horizon Europe, che nei prossimi 3 anni svilupperà di fatto delle nuove tecnologie che permetteranno di aumentare l'utilizzo di materiali compositi nel settore aeronautico e quindi, diciamo, al posto o in associazione ai materiali convenzionali già usati in aeronautica, il primo dei quali direi è l'alluminio. Gli aerei sono fondamentalmente fatti di alluminio. Adesso entriamo più nel dettaglio con l'aiuto di Giorgio De Pasquale, che è professore di costruzione di macchine al Politecnico di Torino ed è coordinatore del progetto Mimosa. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, diciamo che intanto, mettendosi nei panni dell'ascoltatore, questo potrebbe domandarsi: ma sappiamo tutti, no, che la fibra di carbonio, per esempio, è molto leggera, molto resistente, uno si aspetterebbe che sia già dappertutto, no? Nell'aeronautica e magari anche in altri settori. Evidentemente in realtà non è proprio così facile, per varie ragioni, sostituire i metalli con i materiali compositi. Allora le chiedo appunto di spiegarci un po' quali sono le criticità, ma anche quali sono i vantaggi potenzialmente, che sono diversi, non è solo quello della leggerezza. Ma dunque, diciamo che nell'ambito aeronautico i materiali compositi sono utilizzati da parecchio tempo, principalmente per un tema di riduzione dei pesi, poi secondariamente anche per la maggiore versatilità nelle forme, nelle geometrie costruttive. Chiaramente non è possibile sostituire completamente le leghe metalliche di alluminio principalmente con i compositi per motivi di resistenza strutturale, soprattutto nei velivoli di grandi dimensioni, e anche per problematiche relative all'affidabilità, alle modalità di usura e di cedimento dei materiali. Sicuramente ci aspettiamo nei prossimi anni di assistere a penetrazione dei materiali compositi all'interno dei velivoli, pensando soprattutto ai velivoli di nuova generazione che saranno legati alla propulsione ibrida, alla propulsione idrogeno o anche velivoli elettrici. Quindi la migrazione alla fibra di carbonio è in corso. Attualmente, e penso ancora per molto tempo, però parleremo di coesistenza di materiali metallici, materiali e fibre di carbonio. Ecco, è proprio di coesistenza, mi lasci dire così, in qualche modo vi occupate voi in questo progetto, che le chiedo appunto di spiegarci un po' meglio. Voi avete un focus piuttosto preciso. Sì, il progetto è un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe. Noi come Politecnico di Torino siamo i coordinatori, ci sono nel consorzio altre aziende importanti come Leonardo, TuV Sud, Bytest, Fenice, che è una startup italo-norvegese, e altre aziende europee. Noi ci occuperemo sostanzialmente di andare a modificare, a innovare il metodo di collegamento, quindi di giunzione tra i materiali metallici e compositi all'interno delle strutture aeronautiche. Siamo partiti da alcuni brevetti che abbiamo ideato anni fa al Politecnico, e a partire da questi abbiamo costituito un consorzio nel quale cercheremo di creare una filiera industriale che consentirà sostanzialmente di eliminare alcune fasi produttive che attualmente si utilizzano per collegare insieme parti metalliche e parti in composito. Oggi si utilizzano rivettature principalmente, oppure adesivi. Ecco, con la tecnologia che noi proponiamo di sviluppare elimineremo queste due modalità di collegamento, in modo da avere una struttura multimateriale costampata in una unica soluzione durante Quindi il processo. Sostanzialmente sia la parte metallica sia la parte in composito vengono realizzate insieme, già collegate fra loro, come con una specie di incastro, se ho ben capito, qualcosa del genere. Sì, l'idea è quella, cioè di creare una filiera produttiva integrata, soprattutto in ottica di ottimizzazione di consumi e di costi, che in un'unica filiera produttiva appunto consenta di produrre la struttura multimateriale, a differenza di come si fa oggi, in cui sono coinvolti produttori diversi che hanno anche tecnologie con delle storie diverse. Noi siamo andati ad attingere a processi innovativi, speciali. Stampa 3D, per esempio, metallica. Per esempio la stampa 3D metallica, facendoli dialogare insieme ad altre tecnologie come la laminazione di compositi, trattamenti superficiali specialistici, cercando di rispondere a delle esigenze costruttive del mercato.
Ecco, invece di stare appunto, come diceva prima, a incollare o a rivettare, no, sulle ali dell'aereo, sì, tutti quei segni tondi che sono poi i rivetti con cui le parti, esatto, sono collegate. Rivetti, certo. Ecco, so che uno degli aspetti, ma direi non sorprendentemente, trattandosi di un progetto Horizon Europe che curerete maggiormente, riguarda gli aspetti, diciamo, ambientali, compreso il fine vita di questi materiali, che sono dei compositi, anzi di più, dei compositi più degli altri ancora, quindi poi banalmente bisognerà poterli, immagino, in qualche modo riseparare, riutilizzare e quant'altro. Sì, esatto. Una delle tematiche principali su cui abbiamo puntato è quella della sostenibilità ambientale. Questo processo integrato di cui le parlavo prima è tale da ridurre tempi, costi e anche dispendi energetici durante la fase produttiva. A fine vita, quando si dismette il velivolo e quindi bisogna smantellare dei componenti, è importante poter rigenerare i materiali per quanto più è possibile. Questo per generare delle materie prime secondarie, tra virgolette, che, certo, possono essere reimmesse nella catena produttiva, quindi anche andando a ridurre il fabbisogno di materie prime vergini, magari provenienti da aree geografiche instabili. E questo noi lo faremo tramite dei processi anche qui speciali, innovativi, in cui sostanzialmente trasformeremo le parti metalliche dismesse in nuova polvere che diventerà una materia prima per nuovi processi di additive manufacturing metallico, quindi chiudendo il ciclo produttivo in una sorta di economia circolare per le aerostrutture. E poi naturalmente molte di queste conoscenze saranno applicabili anche in altri settori. Grazie Giorgio De Pasquale. Grazie a lei, arrivederci. Bene, cari ascoltatori, è tutto per questo appuntamento di Smart City. Ci risentiamo domani sera.